La proposta di delibera 183 prevede la modifica di due articoli del regolamento del Consiglio Comunale, in particolare gli articoli 28 e l'articolo 50, in merito alla regolamentazione dei rapporti degli organi dell'amministrazione con le consulte cittadine istituite dall'amministrazione stessa. Prima di illustrare la proposta, penso sia il caso di ricordare velocemente a tutti noi, ai cittadini in ascolto, cosa sono le consulte e come sono disciplinate nell'ordinamento di Roma Capitale. Proprio per contestualizzare meglio questa proposta e la successiva anche della delibera 126, prevista all'ordine dei lavori, che ha come oggetto il regolamento della consulta cittadina per i diritti delle persone con disabilità e linee guida per le rispettive consulte municipali. Le consulte sono organismi consultivi e propositivi, attraverso cui le istituzioni valorizzano e promuovono la partecipazione dei singoli cittadini e di loro organizzazioni, nello svolgimento di attività destinate a migliorare la qualità della vita dei cittadini. Di fatto lo scopo della consulta è quello di stabilire un rapporto permanente con gli enti pubblici, fornendo agli stessi delle proposte, dei pareri e delle indicazioni utili. È uno strumento che favorisce le opportunità di incontro e di confronto tra i cittadini e le loro rappresentanze, e conseguentemente facilita il dialogo e le relazioni tra gli stessi al fine di trovare soluzioni a determinati problemi, di implementare sinergie e quindi anche aumentare l'efficacia delle iniziative proposte a favore del territorio cittadino. In quest'ottica le consulte rappresentano un valido interlocutore capace di interpretare i bisogni dei cittadini e interagire efficacemente con l'amministrazione nella definizione e realizzazione delle politiche a questi destinate. Tra l'altro, in considerazione dell'elevato numero di residenti e della complessità del territorio di Roma Capitale, per gli organi politici e amministrativi si impone spesso la necessità di un confronto diretto con i cittadini su tematiche specifiche e che riguardano il territorio in cui essi vivono e svolgono i propri interessi, nonché di favorire la partecipazione e la collaborazione delle loro rappresentanze nell'ottica del bene comune. Ricordo che lo Statuto di Roma Capitale, all'articolo 12,2, prevede che l'Assemblea Capitolina possa istituire consulte cittadine, quale strumento di partecipazione dei cittadini alle quali Roma Capitale garantisce mezzi adeguati, assicurando quindi loro l'esercizio di funzioni consultive. Roma Capitale ha istituito fino ad oggi 3 consulte sui problemi delle persone handicappate, consulta per la salute mentale e consulta sulla sicurezza stradale. L'auspicio naturalmente è che si possano istituire anche altre consulte sulle tematiche di maggiore interesse per i cittadini romani, tematiche per cui la loro partecipazione è fortemente auspicata in quanto consente all'amministrazione di avvalersi dell'esperienza e spesso anche della competenza dei diretti interessati. Abbiamo appurato che l'esperienza diretta sui temi degli organismi associativi, ma anche sempre più dei singoli cittadini, è un valore aggiunto fondamentale per l'approfondimento e l'analisi di principi e regolamentazioni, deliberazioni spesso complesse e articolate e che hanno di fatto un impatto molto importante sulla vita di tutti i cittadini. Sul tema, l'attuale regolamento del Consiglio definisce esclusivamente le modalità di presentazione delle proposte di iniziativa popolare o delle consulte, in particolare all'articolo 54 del regolamento del Consiglio Comunale. Le consulte che ho avuto modo di audire in diverse interlocuzioni, in particolare le attuali consulte per i diritti delle persone con disabilità, ci chiedono di stabilire nel regolamento precisi obblighi degli organi politici e amministrativi nei confronti degli organi della consulta. Presumo che queste richieste possano essere accolte anche dalle altre consulte cittadine istituite. In generale la direzione della nostra amministrazione è quella di sostenere le necessità operative di questo organismo per garantirne l'efficacia di azione, di renderlo il più rappresentativo possibile laddove i concetti di rappresentanza e rappresentatività siano più estesi ed inclusivi possibili e di garantire allo stesso un riconoscimento concreto e reale all'interno dell'amministrazione di Roma Capitale, acquisendo così un ruolo di rilievo e di legittimo interlocutore rispetto ai temi interessati, obiettivo che è alla base del motivo per cui è stato istituito. Sulla base di queste intenzioni nasce la proposta di delibera 183 del 2019, il cui intento è quello di rafforzare il ruolo delle consulte nell'ambito dell'amministrazione capitolina e di codificare meglio il ruolo consultivo, soprattutto nell'iter deliberativo.
definendo in modo chiaro e puntuale quello che sono le procedure finalizzate al loro coinvolgimento. Tale rafforzamento ci è stato richiesto, come dicevo, dalle consulte stesse e dai cittadini nei vari percorsi di consultazione che abbiamo messo in atto, soprattutto dalla nostra amministrazione rispetto a questo tema. Ma anche noi stessi amministratori abbiamo effettivamente verificato sul campo come sia indispensabile il passaggio di regolamentare l'interazione. Non si può immaginare infatti di istituire un organismo di partecipazione senza metterlo in condizioni di esprimersi o quantomeno di discutere e analizzare il frutto del suo lavoro. Ricordiamo che la partecipazione e le attività della consulta sono totalmente a titolo gratuito, pertanto va sicuramente apprezzato e valorizzato lo sforzo dei cittadini di essere parte attiva nelle politiche e nei programmi dell'amministrazione. E pertanto risulta importante disciplinare la loro attività e metterli in condizione di portare avanti le funzioni previste dai rispettivi regolamenti, ma anche e soprattutto valorizzare il ruolo consultivo e propositivo della consulta mediante il suo coinvolgimento ai fini dell'adozione delle proposte di iniziativa consiliare. La proposta prevede in particolare la modifica del comma 8 all'articolo 28, che riguarda la programmazione dei lavori del Consiglio. La modifica prevede che il Presidente dell'Assemblea Capitolina stabilisca apposite sedute in cui le consulte possano illustrare le attività svolte dalle stesse, ad esempio per relazionare su quanto realizzato nel corso di un anno di attività. Ciò, ad esempio, ciò consente a tutti i membri dell'Assemblea Capitolina, nonché a tutti coloro che assistono alle sedute o le seguono, ad esempio, per via telematica, di poter conoscere e apprezzare il prezioso contributo delle consulte cittadine mediante l'illustrazione delle loro azioni, delle loro iniziative, delle loro proposte, dei loro progetti. Inoltre, tale iniziativa consente di divulgare ai cittadini l'esistenza di tali organismi, in modo da potersi rivolgere agli stessi qualora ne avessero bisogno o anche parteciparvi in maniera attiva, divenendo membri dell'Assemblea. L'inserimento del comma 1 bis all'articolo 50, invece, comporta di fatto l'inserimento di due procedure nell'iter delle proposte di deliberazione del Consiglio Comunale. La prima riguarda la trasmissione da parte degli uffici alle consulte di tutte le proposte di deliberazione di iniziativa consiliare, contestualmente all'invio delle proposte alle commissioni capitoline per l'espressione del parere, in modo da garantire alle consulte la disponibilità degli atti che andranno in approvazione con una massima tempestività. La seconda, invece, riguarda l'inserimento dell'audizione degli organi rappresentativi delle consulte all'interno dell'iter di approvazione dell'atto deliberativo. In particolare, nel caso in cui gli organi della consulta ritengano di voler proporre osservazioni, proposte, contributi di qualsiasi tipo rispetto alle proposte che abbiano attinenza con le materie oggetto della loro istituzione, tali osservazioni devono essere inviate alle commissioni competenti e dalle stesse esaminate mediante audizioni di soggetti delegati a rappresentare l'Assemblea della Consulta in tali ambiti. A garanzia di questo processo, il tempo utile per l'esame viene esteso il più possibile, allungandolo fino alla data prevista per la discussione dell'atto in aula, chiaramente compatibilmente con i tempi necessari alla convocazione delle commissioni consigliari. Riteniamo quindi che tale proposta possa rappresentare la realizzazione degli obiettivi che ci siamo prefissi, senza andare ad appesantire o interferire eccessivamente sulle attuali procedure previste dall'attuale regolamento del Consiglio. Grazie a tutti per l'attenzione.